Salve a tutti e benvenuti nel settimo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Halo Combat Evolved. Siamo sulla Master Chief Collection e il gameplay è registrato in 4K e 60 fps da PC. Nello scorso episodio avevamo affrontato il livello 343 Guilty Spark ed oggi tocca alla biblioteca, il livello che all'unanimità, quasi, alla quasi unanimità di tutti i giocatori di Halo, è considerato il peggiore di tutta la Halo saga. Quindi, insomma, preparatevi perché sarà tosta. Combatti fra le rovine di un antico centro alla ricerca dell'indice. Tempo di riferimento 25 minuti, vediamo se riusciamo a starci in questo tempo. Come sempre difficoltà eroica, nessun test attivato ed avviamo la partita. Essenzialmente nello scorso episodio, se non vi ricordate andatelo anche a rivedere se volete, ma il guardiano dell'installazione 04, che è quello su cui ci troviamo adesso, si è rivelato a noi nel momento in cui i Flood sono stati liberati dai Covenant. E ci ha teletrasportati attraverso i sistemi dell'anello. Non è un potere che hanno loro magicamente, ma possono usare i sistemi dell'anello per teletrasportarsi sull'anello. Ci ha teletrasportato all'interno di questa biblioteca per recuperare questo oggettino qui che vedete, l'indice. E voi vi chiederete perché non vi ha teletrasportato direttamente qui allora, cioè fuori da quella porta. Altrimenti gli sviluppatori come facevano? L'unica cosa bella in questo livello è sentire cosa dice il guardiano. Guardatelo. L'unica cosa interessante è quella. Perché poi per il resto è un livello ignobile. Lo vedrete anche voi andando avanti. Alla camera dell'indice, mi segua. Esatto. Che livello di merda. Che livello di merda. E niente, lo si deve fare, lo si fa. Però è proprio quel livello che non ti metti a rigiocare nel momento in cui hai finito Halo. Cioè non dici, ma che bello, sai, quasi quasi mi rigioco la biblioteca. No, non ti rigiochi la biblioteca, solo un masochista lo farebbe. Quelle sono le forme portatrici del Flood. Esplodono e liberano le forme infettive. È così che vengono trasportate in giro. Tra l'altro il guardiano sta qua ma manco ci aiuta, cioè lui... Volendo potrebbe usare il suo raggio della morte per uccidere i Flood, ma non lo fa. Ecco. Le esplosioni di queste forme Flood attivano le granate che sono a terra. Ecco perché me ne è appena esplosa una sui piedi. E tra l'altro è anche difficoltà eroica, quindi non posso nemmeno rushare più di tanto. Siamo vicini alla camera dell'indice. Se mi ricordo poi in fase di editing vi aumento anche la luminosità di questo livello, perché già non si vede un cacchio, se poi... Cioè già è brutto il livello, se poi non vedete nemmeno niente, diventa un po' assurdo giocarlo. Quelle granate fanno il loro sporco dovere in questo livello, datele. Poche munizioni, ma qui dovrebbero esserci delle altre armi, no? Si vede un cazzo. Ah, la doppietta. Sì, dammela assolutamente. Ok. Già con questa dovrebbe essere più interessante. Tutte queste forme infettive che mi seguono non è il massimo, eh. Anche perché comunque un po' di scudo te lo levano se ti saltano addosso. Come vi dicevo, fanno esplodere le granate che ci sono a terra.
E ora dobbiamo andare qui a sinistra. A destra, volevo dire. Sono un genio. Sì, sì, sei proprio un genio. Energetico sopra di noi contiene l'indice. Dobbiamo salire lassù. Là, dobbiamo andare là. Noi possiamo seguire il guardiano, o meglio, dobbiamo seguire il guardiano. Qui c'è qualcuno che si è messo dietro ad aspettarci. Una bella forma infettiva, va? Quando arriva vicino a noi, si fa esplodere. Noi liberiamoci di tutte le forme combattive che sono quelle più pericolose. E possibilmente anche dalle forme infettive. Dove è andata? Ecco, loro continuano ad uscire, non dico all'infinito, ma quasi. Quindi non è proprio la cosa migliore attardarsi troppo in un luogo. Però d'altronde, a questa difficoltà, andare in giro con troppi nemici alle spalle è quasi un suicidio. Ho anche finito le munizioni della doppietta, mannaggia. Si è scaricata pure la luce. Sono in una pessima situazione. Dov'è il guardiano? Che è lui che ci fa da guida. Di là dobbiamo andare. Ok. Altri nemici. Oh, bravo, doppietta. Dammela. Dammi la doppietta, munizioni. Ma guarda come resuscita. Sono infame. Niente, oh, continuano a resuscitare tutti in sto livello di merda. Ho un HP. Devo trovare immediatamente un kit di pronto soccorso, altrimenti sono fregato. Il guardiano è qua. L'uscita si è bloccata automaticamente. Che strano. Con un accesso prioritario. Altro modo per allungare il livello, no? D'altronde. Per favore, mi stia vicino. Questo ingresso è il primo di 10. È il primo di 10, ragazzi, avete capito bene? Io guardo se qui dietro magari c'è un... o c'è qualcosa di nascosto, di interessante. E niente, si va avanti. Oh, salve. Salve. Sconcertante. Ha portato con sé armi così inadatte per combattere il Flood, malgrado i protocolli anticontagio. Eh beh, d'altronde... erano quelle che avevo. Poi voglio dire, non sono così tanto inadatte, cioè la doppietta li fa fuori anche abbastanza bene. Qui dietro non c'è nulla. Ero andato a cercare un kit, ma sarà difficile trovarli in questo livello. Anche perché tecnicamente nessun umano è stato qui. Quindi di trama di loro non dovrebbero essere. Potete usare anche le forme combattive come esplosivi per danneggiare i Flood, cioè le forme trasportatrici. D'altronde qua devo usare un po' di munizioni del pompo per eliminare queste, perché altrimenti diventano davvero troppe. Ok. Proseguiamo. Questi sono buchi verso l'ignoto, quindi non cadeteci. I Flood non devono uscire dall'installazione, distruggerebbero tutto. What? Che danno mi ha fatto? Ero anche abbastanza lontano. Vabbè, da dove riparto? Ecco, qua ogni volta poi quando respawni è un casino capire dove devi andare. Ha portato con sé armi così inadatte per combattere i Flood, malgrado i protocolli anticontagio. Ho preso delle munizioni per la pistola, ottimo. Continuo a usare quel comando perché sto giocando anche ad Halo Infinite ogni tanto. Confondo con i comandi. Dato che li hanno cambiati 350 volte all'interno della saga. Qui è dove ero morto, no?
I Flood non devono uscire dall'installazione, distruggerebbero tutto. Appunto, non esplodere lì, per favore. E niente, è esploso. L'ha proprio fatto. Comunque il guardiano ci dice una cosa molto importante. I Flood non devono uscire dall'installazione. Distruggerebbero tutto. Che è il motivo per cui sono tenuti prigionieri. Infatti. Guarda, le continuano ad uscire, è meglio andarsene. Qui dovrebbero arrivarne altri. Esatto. Sto per morire, vero? Ora basta anche una singola forma infettiva e crepo. Niente, è impossibile. Questo livello è una merda. Guardate quanti ce ne sono. Niente. Vi ho detto che mi fa schifo questo livello. Ve l'ho già detto. Vi ho già informato di questa cosa, di questo spiacevole inconveniente. Poi tra l'altro ho perso anche troppa vita nella... all'inizio di questo livello. Munizioni scarse. Andiamo bene. Cioè, davvero mi sono fatto uccidere con la mia stessa granata. E le granate in questo halo sono fortissime. C'è da meravigliarsi. Però, insomma, pensavo di essere abbastanza lontano. Allora, là tiriamo una granata. Lì un'altra. C'è qualcuno che mi ha dato una sberla. Niente da fare. Madonna, ragazzi, quanto è brutto questo livello, quanto fa schifo, quanto è fatto male. I Flood sono 350.000, continuano a spawnare quasi all'infinito. E l'unica cosa che puoi fare è ucciderli piano piano, a difficoltà alte. A difficoltà basse, sai che puoi anche rushartela. Allora, se rimangono fermi, sta bene così. Il problema però sono questi che devono morire. Ok, piano piano, fuori tutti. Il problema è che questi resuscitano anche. Esattamente, morite. Poi bisogna stare attenti alle altre forme infettive, alle altre forme trasportatrici, perché una volta che esplodono, cioè se muoiono per un'esplosione delle loro forme, di un'altra forma trasportatrice, è... No, aspetta, dai, è rimbalzata la granata su una forma... Dai, che palle! Cioè, avete capito cosa è successo? È rimbalzata la mia granata su una forma infettiva che mi stava saltando addosso, e quindi... sono morto. Me la sono tirata addosso. Quello non si sa come non sia morto con una forma trasportatrice che è esplosa davanti. D'altronde, speri della fede. Dammi le munizioni della doppietta, tu. Che casino. Un altro? Ce n'è un altro? Sì, ovviamente ce n'è un altro. Ce n'è sempre un altro. Uno con la pistola pure. Dammi le munizioni. No, basta. Guardate quanti ce ne sono. Cioè, non so se vi rendete conto, ma è normale secondo voi un livello del genere? Cioè, vi sembra normale? Stato trasformato geneticamente dall'infezione causata dai Flood. Piccole
Sto cercando le munizioni, ma non ce ne sono. La daghi non mi serve decisamente contro questi flood. Ma cioè, ti resuscitano davanti e ti picchiano fortissimo. Che stronzi. Perlomeno munizioni per la pistola continuano ad esserci. Che è comunque un'arma efficace, perché la pistola di Halo 1 è OP. Anche contro i flood. Il problema è che contro le forme infettive non è molto utile. Vedete? Devi quasi eliminarne una alla volta e diventa molto difficile. Più che altro ho sprecato un sacco di munizioni. Io adesso me le faccio arrivare addosso così muoiono e non rompono più le palle. Non so se sono delle doppiette qui in giro. Sì, questa è una doppietta. Munizioni, ottimo. Oh, è un kit anche per il pronto soccorso. Che perderò subito? Spero di no. Ok, non ci sono altri. Questo resuscita, ovviamente. C'è qualcuno dietro? Nope. Ragazzi, per fortuna qui c'è un sovrascudo. Non si vede davvero niente. Questo livello è buio. I nemici sono posizionati, non dico a caso, ma poco ci manca. E tutto uguale. Io non so come abbia fatto a passare un livello del genere qui. Cioè, è proprio il livello... fate fare un livello allo stagista, dai, poverino, che è qui da noi e non sa cosa fare. E lo stagista ha fatto questo livello. Mi hanno detto, devi riempire un po' di dialoghi. Devi riempire mentre accade un po' di dialoghi del guardiano. Quindi fai un livello e lui ha fatto questa roba qua. Beh, dai. Poteva andare peggio. Poteva piovere. Le strumentazioni di questa installazione sono impressionanti. Più tardi, forse, avrai tempo di ammirarle. Le forme trasportatrici da dietro, infami proprio. Guardale. Guardale quante sono. Volevate un gioco di zombie? Giocatevi il settimo livello di Halo, la biblioteca. È un ottimo gioco di zombie. È davvero ottimo come gioco di zombie, guardate. Ho preso delle altre munizioni per la doppietta, perlomeno. No, dai, ho liberato altri flood. Eh sì, ovviamente. A parte che non ho sparato al vetro, quindi non so come si sia rotto. Però, vabbè, ce li portiamo dietro. Moriranno con qualche esplosione. Almeno spero, ecco tipo loro. Bravi, esplodete. Ovviamente non hanno ucciso quelli che venivano dietro di me. Fuori tutti, via. Non vi voglio, forme infettive del cazzo. Per fortuna ho sentito qualcosa dietro di me e mi sono salvato. Proseguiamo. Ho solo una granata, purtroppo. Però ho quattro granate al plasma. Iniziamo ad usare queste. Esatto, iniziamo ad usare queste, va?
Saltate in aria, stronze. Integreranno i suoi sistemi di combattimento. Oh, finalmente sono arrivate le sentinelle. Chiedo scusa, una palla nel condotto del plasma in sezione 5524 ha interrotto l'alimentazione al gruppo. Che palle che vengono tagliati tutti i dialoghi comunque del guardiano. E anche questo è un bug della Master Chief Collection. Prima non c'era. Bravi, liberatemi un po' di queste forme infettive di merda, va. Munizioni per la pistola, ottimo. Anche con la doppietta sono full. E possiamo andare nel primo ascensore. Andiamo. Se poi scoprirò che non sta registrando, che mi sta registrando il secondo schermo, sentirete partire probabilmente una bestemmia dalle zone di Bergamo. Aspetta, diventa ancora peggio. Oh, ma che carino lo stagista che ha fatto questo livello. Che carino. Guardali, guardali. Ecco, via. Faccio saltare uno e saltare in aria tutti gli altri. Così risparmio anche un po' le munizioni. Le mie sentinelle sono già andate via, vero? Esatto, non ci sono più. Vai, saltatemi addosso, tiratemi via un po' di scudo, ma perlomeno liberateci dalla vostra presenza. Oh, eccole le sentinelle. Vai, grandi. Tra l'altro bisogna anche difendere perché sono molto fragili. Un errore in un sottosistema di controllo al servito. Devo resettare l'unità di backup. La prego di proseguire, la raggiungerò appena eseguita la riparazione. Va bene. Qui abbiamo altri kit di pronto soccorso, ottimo. Caso ci servissero, sappiamo dove trovarli. Anche se non torneremo mai indietro. Tanto loro qui stanno uccidendo tutte le varie forme infettive. Ottimo. Tanto le forme infettive contro le sentinelle non possono fare nulla. Quindi hanno vita facile ad ucciderle. Hanno una mira pessima le sentinelle, però difendi la posizione fino al ritorno del guardiano. E noi la difenderemo. Ecco, soprattutto da questi mostri. Loro possono fare parecchi danni alle sentinelle, sia perché li sparano, sia perché li possono proprio saltare addosso. What? Qualcuno mi ha one-shottato con un colpo di pompa? Liberateci della vostra presenza maligna. Andate via, mostri. Ecco, vedete? Li saltano proprio addosso e li uccidono. Dato che mi servono le sentinelle, vorrei tenerle in vita. Perché sono molto utili, soprattutto ad eliminare questi flood. Ok, il guardiano è arrivato di nuovo. Vado a fare un giro per raccogliere granate e munizioni. Se le trovo. I kit non mi servono. Perché qui mi sono comportato bene. A parte la prima volta in cui mi hanno one-shottato con un colpo di fucile a pompa. Infami. Flood di merda. Eccoli, eccoli. Ma no, ma stanno distruggendo le mie sentinelle. Ma lasciatemi arrivare almeno. Ecco fatto. Siete vive? Ci siete? Ottimo. Ecco, eliminate un po' di forme infettive, va? Vai, fate voi. Sentinelle? Siete? Dai, bravi. Eliminatele un po'. Niente, non riescono. Hanno una mira un po' del cavolo, eh. Mi arrivano comunque addosso tutti. Chi è che aveva le armi inefficaci contro i flood? Guardiano? Chi è che ce l'aveva?
Noi eravamo in efficaci contro il Flood. Sono un genio. Sì, sei proprio un genio. Le sentinelle possono controllare il Flood con le loro armi solo per poco tempo. La rapidità è essenziale. Ah, ok. Solo per poco tempo, eh. Facciamo saltare tutto. Ecco, non vicino a me. Qui di Flood. Puoi gentilmente morire? Grazie. Sì, vai, vai. Controllate i Flood con le vostre armi. Seppur per poco tempo. Liberateci dalle forme. Una granata qua? No, una pistola d'aria. Ma le sentinelle se ne sono andate? Ah no, ok, ci sono. Ci sono. Non sparate alle mie sentinelle! Non sparate alle mie sentinelle! Intanto ho completato una missione a caso. Guardiano che se la ride tantissimo. Rimettiamoci le granate al plasma. Qua abbiamo un lanciarazzi. Lo lascerò giù perché in questo livello è forse più utile avere queste armi qui più le granate. La prego di Sentinelle se apparire. ne vanno. Ah, ok. Sono rimasto da solo. Forse allora potrebbe essermi utile un lanciarazzi. Così da usare giusto per il meme. Per il momento. No, però con loro no. Datemi dei bersagli più interessanti. Sparare un razzo. Vabbè, dai, affanculo. Uno. Sono lì? Bersagli più interessanti? O sono solo forme infettive? Sono solo forme infettive. Vai, saltatemi addosso. Grazie. E mi riprendo volentieri la pistola, va. Lascio giù il lanciarazzi. Tanto ho le granate per far esplodere la gente. Di là. Si va di là, ok. Di qua quindi Sono non un c'è genio. nulla. Proseguiamo. Non facciamo spawnare altri nemici andando là in fondo. Qui dietro c'è qualcuno. Con calma procediamo. Dato che queste forme portatrici sono stronzissime in questi passaggi stretti. Guardali lì dove sono, infatti. Guardali dove le ha messe lo stagista. Addio. Di qua dietro non c'è nulla, vero? Allora si va nel cunicolo. Quanta fantasia in questo livello, eh. Ok, esplodi. Grazie. Saltatemi pure addosso, tanto siete inutili. Dai, distruggetevi. Bravo. Proseguiamo. Comunque siamo già al 30° minuto del livello. Il tempo di riferimento era 25 minuti, se non ricordo male. E non siamo forse nemmeno a metà. Grande la biblioteca. Come sempre, ottima. Ora, se non sbaglio, forse mi arrivano pure da dietro? No, ok, non è questo il punto in cui arrivano da dietro. Però ci sarà un punto, un certo punto in cui arriveranno da dietro. Ora, grazie, ma non ti voglio addosso. E come sempre rimangono queste forme infettive. Portatrici. Voi siete un po' tanti, eh? Meglio sfoltirvi un po'. Lei esploda, per favore. Può esplodere lei? Grazie. Non voglio che mi arrivi da dietro. Il guardiano dov'è? Di là. Chi si va di là? Ambientale vi sarà utile quando i flood cominceranno ad alterare l'atmosfera. Che stato pure. Flood inizieranno ad alterare l'atmosfera. Ok. Qui facciamo un bel dietro front.
e facciamole arrivare vicino a noi, per poi uccidere con la doppietta. Forma portatrice. Che ci avrebbe... Ma dai, che palle! Queste granate che rimangono a terra, che esplodono quando le forme portatrici esplodono vicino a loro. Ok, proseguiamo. No, ovviamente ce ne sono altri, non possiamo proseguire. Che spawnano da dietro addirittura. Guardali quanti sono. Sai quanto si è divertito lo stagista a mettere gli spawn di questo livello? Noi facciamo che quando va avanti, li spawnano dietro. Guardali! Assurda sta cosa. E perlomeno mi danno munizioni, va. Munizioni che devo sprecare per ucciderli, però sempre munizioni. Poi crepassero una volta per le cacche di granate, ma solo io muoio per le granate a terra. E questo rumore? Grande Master Chief Collection, sempre al top. Sempre al top. C'è il Flood con il lanciarazzi là in fondo, lo vedete? Ve lo immaginate lo stagista tutto fiero che mette un Flood combattente con un lanciarazzi in fondo al livello? In fondo al checkpoint per fargli rifare tutto da capo con un razzo in testa? Si diverte proprio lo stagista. Vai, saltatemi addosso, finite la vostra stupida vita e andiamo. Prendo volentieri. Tu resusciti, non mi piaci. Via. L'installazione è stata ben concepita. È certo l'unico modo per fermare la minaccia dei Flood. Ah sì? Questo è importante, eh? È l'unico modo per fermare la minaccia dei Flood. Quanti ne devono spawnare ancora lì? Giusto per curiosità, eh. Chiedo allo stagista. Guardali, guardali come arrivano in continuazione. Boh, va bene. Grande stagista. Guardali. Continuano ad arrivare. Cioè, mi fanno sprecare tutte le munizioni contro sti qua. Cioè, è assurdo. Continuano ad arrivare. Ti hanno messo davvero spawn infiniti? Grandissimo stagista! Vai, ne arrivano altri? Ma certo che ne arrivano altri. Arrivano altre forme. Ok, forse sono finite. Dopo avermi bloccato qui per 2 minuti a caso ad ammazzare dei Flood, sono finiti. Vai, attaccami. Bravo. Salve, salve anche a te. Ecco che spawnano da dietro. Ma che bravo lo stagista. Guardali. Venite tutti qui, che è un bel regalo per voi. Vai, saltatemi addosso. Finite la vostra inutile vita. Bravi, così si può proseguire. Ora ne farà spawnare altri dietro? Chissà cosa ha fatto il temibile stagista in questo livello. È una buona idea. Ah sì, è proprio una buona idea. Dare in mano un intero livello a uno stagista. Cos'è, alternanza scuola-lavoro stavano facendo avanti? Vai, secondo.
Ascensore. Pieno di Flood, ma perché no, dai. Ok, quelli sono rimasti giù perlomeno. Vai, rimangono giù tutti. Loro mi arrivano addosso, ma non è un problema. Checkpoint completato. Non voglio salire sull'ascensore. Ma guarda, lo voglio perché vuol dire che sto andando avanti nel livello per finirlo. Quindi lo voglio, voglio salire sull'ascensore. Qui ne spawnano altri. Ma certo che... No, ok, sono sentinelle. Avevo visto dei puntini e mi ero già triggerato, eh. Suppongo che l'altra specie che si trova attualmente nell'installazione sia responsabile della diffusione dei flood. Sembra estremamente ostinata nei suoi tentativi di accedere ad aree riservate. Esatto, sta parlando dei Covenant. Noi difendiamo le sentinelle, che sono le nostre migliori alleate qui per Flood. Ti devo proprio ricordarmi in fase di editing di aumentare la luminosità di questo livello. Granata al plasma che non posso prendere ed ora si va nell'altro cunicolo. Qui sopra abbiamo in realtà un bel kit di pronto soccorso, interessante, però non ci serve perché siamo troppo bravi. Ed è qui che se non sbaglio arriveranno da dietro. Vediamo, eh. Ovviamente risuscitano. Però se già risuscitano senza armi, mi va più che bene. Vai, facciamoci arrivare addosso questi. Quelli lì no. Facciamoli esplodere. Tu sei rimasto in vita? Esattamente come... Che sono esplose tipo 5 granate tutte insieme. Guardali come continuano ad arrivare. Sti infami. Dai, saltatemi addosso. Così mi libero di voi. E si sale. Si sale e ci si guarda subito dietro. Perché ovviamente lo stagista fiero li ha messi lì. Cerchiamo di proteggere le sentinelle da quelle dalle forme combattenti soprattutto. Eliminiamo prima loro. Ho sentito una doppietta, la voglio, mia, grazie. No, sparare alle mie sentinelle. Mostro. Ce ne sono altri? Voglio le forme combattive, voglio. Che quelle infettive se la cavano davvero bene. Cioè, contro quelle infettive possono tranquillamente farcela. Ora, diamo un'occhiata se abbiamo delle munizioni interessanti in giro, delle granate. No, qui non sembra. Là in fondo è un altro fucile d'assalto, giusto? Sì. Continua a tenermi questa coppia di armi che è ottima per questo livello. Ok, proseguiamo. Sentilo il guardiano come canticchia. Ma le sentinelle non vengono con noi. Che stronze, le ho protette. E non vengono nemmeno ad aiutarmi. Difendi la posizione fino al ritorno del guardiano. Aspetta, dov'è? Dov'è il guardiano? Un secondo, ragazzi, un secondo. Con calma, per favore. Devo stare attento perché è pieno di forme portatrici che esplodono qua, quindi con calma, eh. Poi guarda quanti ce ne sono di questi. Ok, eliminati tutti con due colpi di doppietta. Ne arrivano altri? Ok, iniziano ad arrivare le forme combattive. Piazziamo una granata lì? No, l'ho tagliata male. Non volevo tirarla lì. Volevo tirarla un po' più in fondo. Ok, ha liberato la porta il guardiano. Grande guardiano. Noi però ci sbarazziamo anche dei flood che stanno arrivando. Perché altrimenti ti prenderebbero alle spalle.
Ce ne sono altri? No? Ok, vai. Morite tutti contro di me. Bravi. Sono un po' troppi però, eh. Ne elimino un paio. Ecco fatto. Sentilo come ride il guardiano. Tutto fiero. Ok, proseguiamo. I Flood sono troppo pericolosi per essere liberati. Si dovrebbe provvedere a una nuova vaccinazione di massa. Ovviamente sono stati conservati campioni dall'ultima epidemia, a scopo scientifico. Evidentemente è stata una decisione sbagliata. Evidentemente sì, dato che avete conservato i campioni di una specie parassita, è impossibile da fermare, no? Cioè, un'ottima scelta, voglio dire. Il Flood che è immortale, che passa attraverso un'esplosione di una granata al plasma. Ok, eliminato subito quei due là che erano molto pericolosi, avendo due armi umane. Sentite, prendetevi una granata e fanculo. Ok. Ah, è ancora vivo uno. È resuscitato uno di quelli che c'era sopra. Salve. L'installazione è stata costruita appositamente per studiare e per combattere i Flood. Da questo dipendeva la sopravvivenza della razza. Mi fa piacere notare che siano riusciti a riprodursi. I Flood. E ti fa piacere notare che sono riusciti a riprodursi. O stavi parlando della razza? Hanno fatto l'entrata d'effetto sincronizzata questi, avete visto? Erano campioni di nuoto sincronizzato prima di essere infettati dai Flood. Vai, ce ne spawneranno altri in testa? Cos'ha in serbo per noi lo stagista maledetto? Sì, ovviamente. Bene, saltate in aria tutti, stronzi. Quello resuscita no, perché l'ho preso proprio bene con la doppietta, eh. Bravi, saltate tutti in aria, forme infettive di merda. Vai, ne spawnano altri? Ovviamente sì! Vabbè, dai, proviamo ad andare avanti. Che altrimenti qua è un casino. Mai buttarsi nell'angolo però contro i Flood, è una pessima idea. Piuttosto vai un po' più avanti. Ecco qua. Poi falcia un po' di forme infettive con il fucile a pompa. Tu resusciti, grande, resusciti per morire un'altra volta. Altre forme portatrici. Tu resusciti? Volete fare una brutta fine? Beh, lo rispetto, eh. Tiro come canticchia il guardiano. Disattiverò la chiusura di sicurezza. Aspetti qui. E aspettiamo qui per l'ennesima volta. Yeee! Yeah! Là abbiamo un kit di pronto soccorso in caso dovessimo morire male. Dai, cosa ha in serbo per noi? Lo stagista. Ha in serbo brutte cose per noi lo stagista. Però qui si fa anche abbastanza facilmente stando qui nell'angolo, in realtà. Le forme infettive non sono un gran problema, anche se sono troppe iniziano a creare problemi. Ecco, meglio eliminarle un po'.
Bene così. Vai, altri. Si è aperta la porta? Ok, inizia ad aprirsi, buono. Vuol dire che l'orda è ormai finita. Oh, grandi sentinelle. Vai, riprendiamo un po' di munizioni. Granate, in caso ci servissero. Ah, voi eravate rimasti lì a fare comunella? Oh, va bene. Ce n'ho uno dietro che le mie sentinelle dovrebbero riuscire ad uccidere. Spero. Oh, ok, sono riusciti. Bravi sentinelle. Non si allontani, c'è poco tempo. Eh beh, tu che hai deciso di farmi fare il giro dell'oca, al posto di portarmi direttamente all'indice. Allora, girato l'angolo, è arrivato l'esercito di Flood. Top stagista, proprio. Vai, andiamo. Andiamo, sentinelle. Dovremmo essere quasi alla fine del livello. Vediamo la luce in fondo al tunnel. Beh, dai, finché sono solo forme portatrici e infettive, le sentinelle si comportano alla grande. Vai, saltatemi pure addosso. Desponate subito e andate via. Ciao. Eccoci al terzo e ultimo livello, ascensore. L'avevo visto dagli altri puntini rossi, ma cazzi di stare ad uccidere tutti i flood del livello. Anche se fino adesso l'ho fatto ed è bello il motivo per cui sta durando così tanto. Ma se non l'avessi fatto, insomma. Quarto piano, utensili, armi, chiavi per superarmi. Ovviamente si riferisce all'indice. Ma dicevo, se non l'avessi fatto sarei morto in continuazione, perché la difficoltà eroica o leggendaria qua deve andare piano. Far fuori tutti i flood. Non puoi permetterti di andare troppo veloce. Beh, finché ho le sentinelle a darmi una mano, guarda. No, niente, se ne sono andate subito. Hanno fiutato il pericolo e se ne sono andate. Oh no, ci sono. Ce n'è solo una. C'è solo una, ma seguito da giù sotto. Davvero? Io sto aspettando nel frattempo che i flood si suicidino. Ok. Per poter proseguire senza tutte quelle forme infettive che mi... ovviamente. Altra mossa dello stagista. No, sparare alle mie sentinelle. O alla mia sentinella, l'unica che mi è rimasta. L'hanno uccisa? Mi sa di sì. Ho sentito uno schianto. Uno schianto di sentinella, ho sentito. Ne spawnano altri. Ma perché questo livello è così bello? Così fatto bene. Guardalo come ti corre addosso quello. Tra l'altro potete notare la differenza tra le forme effettive umane, tipo questa, e le forme effettive elite, tipo quella. Basta spawnare qui però, ragazzi, basta, avete rotto il cazzo. Ho finito pure le munizioni della doppietta. Ok, bisogna andare giù qua. Bisogna andare di nuovo nel cunicolo. Non abbiamo munizioni, non abbiamo armi, però noi andremo. Guardate lì i puntini che ci aspettano, i puntini rossi. Che ci aspettano proprio qua. Niente, quella granata è servita ad un cazzo di niente. Ok, sono saltati un po' in aria perlomeno. Salta in aria pure tu, grazie. Ed sarà qui che arriveranno da dietro? Vai. Distruggetevi, forme infettive. Inutili come sempre. Uno Spartan per... Ok, checkpoint completato.
Ah, sì, è un'ottima idea. Quella di darmi altre munizioni per la doppietta, bravo. Ok. Tu hai una doppietta? Sì che hai una doppietta, grande Flood. Portatemi munizioni. Mi sembra un po' uguale quest'area all'area scorsa, vero? Ma che strano, lo stagista si era comportato così bene. Va bene, so cosa sia successo. Cioè, so cosa è successo ed è brutto che sia successo. La forma trasportatrice ha fatto esplodere una delle granate che era vicino a me. Ed io sono morto. Vabbè. Danni assurdi dai Flood. Quelle armi umane. Dov'è quello con la doppietta? Eccoti qua. Guardate che danni che fanno quelli con le armi umane. Guardiano, ma puoi aprire la porta per favore? Puoi dirmi dove devo andare al posto di lasciarmi qua in balia di tutti questi Flood? Dato che sto anche per crepare male. Oh, finalmente. Bravo. Io però voglio eliminarli prima di andare avanti. Che altrimenti me li porto dietro. Cos'è successo? Guarda, arrivano pure da sotto. Aia. No, 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 no. Sono morto. Era qua che arrivavano da dietro. Se ti attardavi troppo nel tunnel. Potete gentilmente smetterla di spawnare all'infinito? Grazie. Sarebbe una cosa molto gradita. Sarebbe effettivamente una cosa gradita se smettesse di spawnare all'infinito, eh. Io lo butto lì. Anche perché vorrei proseguire senza tutti voi alle spalle. Avete finito? Vai. Con questi forse hanno finito. Ok, checkpoint completato. Hanno finito. Munizioni della doppietta, ne abbiamo altre in giro? Perché mi servirebbero, sinceramente. Diamo un'occhiata veloce. No, ho preso munizioni per la pistola. Inutili. No, no, non inutili, però mi servirebbero quelle per la doppietta. Niente da fare. Proseguiamo allora. Tra l'altro pensavo di essere alla fine del livello, invece col cacchio. Manca ancora un po'. Un altro livello lunghissimo. Sì, questo è lunghissimo ma senza senso. Cioè, se i precedenti due livelli molto lunghi, ovvero il terzo livello, quello dove si andava nella nave dei Covenant, e il quinto, assalto alla sala controllo, erano lunghi, aveva più senso però che fossero lunghi. Questi non hanno alcun senso. Cioè, questo è proprio un livello lungo perché non avevano idee, non sapevano come fare e quindi l'hanno reso lunghissimo. Vai. Distruggetemi. Meglio, distruggetevi. Voi siete due o tre, potete anche rimanere lì. Ecco che ne arrivano altri. Ah, interessante anche questo, eh. Si è detto che i Flood stanno riparando la nostra nave, la Pillar of Fotum. Ci viene fatto capire che i Flood sono molto intelligenti, eh. Cioè, sembrano creature stupide perché sono parassite, sono quasi zombeschi, no? Nella loro forma. Ma in realtà sono molto intelligenti. Non so cosa ci trovi di divertente il guardiano, però. Vabbè, così. Vai, apra. Apra, signor guardiano. Questa dovrebbe essere la fine del livello.
come si nota dallo stagista che ha dato il meglio di sé facendoti spawnare 4 flood tutti insieme vicino a te, oltre a quelli che arrivano dal... vabbè, dai. Oltre a quelli che arrivano da dietro la porta. E sì, lo stagista ha detto, cacchio, sta per finire il livello lunghissimo e bellissimo che ho fatto, ma manca ancora qualcosa. E infatti, si è dato da fare. Si è dato molto da fare lo stagista. Ah, me ne è resuscitato uno di fianco, anche perché non potevo andare più a destra, cioè più a sinistra. Eccolo là l'indice, lo vedete? Vedete la fine del nostro incubo, la fine della nostra agonia? È lì la fine della nostra agonia. Ma ci sono dei flood nel mezzo. Ci sono dei flood nascosti. Grandissimo stagista. Si fa sempre riconoscere. Sperano che non ci abbia messo un flood con il lanciarazzi alla fine del livello. Così per gradire, no? Ah, non è morto? Ok. Suscitano tutti. Munizioni scarse. Come l'inventiva dello stagista. Le munizioni della pistola invece continuano ad esserci. Ma guardate quanti ne ha messi! Allora, qui all'onore del vero potreste tipo correre e andare direttamente alla fine del livello, eh. Diciamolo. Diciamo le cose come stanno. Cioè non è necessario eliminarli tutti. Però rischiate di morire se lo fate. Quindi a vostro rischio e pericolo. C'è un altro nemico, vero? Beh dai, ora dovrebbero essercene meno però. Siete di meno il cacchio. Tre flood con la pistola ad aghi alla fine. Tre flood con la cacchio di pistola ad aghi alla fine. Ma cosa gli è venuto in mente? Ma chi è questo sadico? Guardate, guardate cosa succede se corri verso la fine del livello. Muori. È quella la trappola finale dello stagista. Fa credere di essere arrivato alla fine e invece continua a morire per l'eternità. In questa biblioteca infame. Con i flood, con le pistole ad aghi. Poi là vedo un pochino rosso, ma non capisco dove sia. E guardate, continuano ad esserci. Saltate tutti in aria, basta, mi avete rotto il cazzo, io corro. No, 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 via. Ok. La barriera energetica attorno all'indice si disattiverà quando arriviamo al piano terra. Come da protocollo, io devo prendere possesso dell'indice per il trasporto. Lei è vulnerabile al contagio per la sua forma organica. L'indice non deve cadere nelle mani dei flood prima che attiviamo l'installazione. I flood si stanno diffondendo. Presto! E abbiamo finito l'agonia. Abbiamo finalmente finito l'agonia. La biblioteca è stata completata a difficoltà eroica. Io qui metto in pausa. Tra l'altro, questo, il livello doppio tradimento che faremo nella prossima puntata, sarà molto interessante, soprattutto per il filmato d'apertura, perché ci diranno delle cose molto interessanti, quello che ho appena stoppato. Ma che dire del livello della biblioteca che non sia già stato detto durante l'episodio? Niente, perché è un livello di merda. Detto ciò, il video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!